non ci lasciamo portare avanti dal consumismo. Ah, devo comprare regali, devo fare questo, questo. Quella frenesia di fare cose, cose, cose. L'importante è Gesù. Il consumismo. Il consumismo, fratelli e sorelle, ci ha sequestrato il Natale. Il consumismo non è nella mangiatoia di Betlemme. Ci c'è la realtà, la povertà, l'amore. Prepariamo il cuore come di Maria, libero dal male, accogliente, prossimo a sfruttare Dio. Avvenga per me secondo la tua parola. È l'ultima frase della Vergine in questa ultima domenica di Avvento ed è l'invito a fare un passo concreto verso il Natale. Perché se la nascita di Gesù non tocca la vita nostra, la mia, la tua, la nostra, tutto, se non tocca la vita, passa in vano. Nell'Angelus, ora anche noi dice, diremo, si compia in me la tua parola. La Madonna ci aiuti a dirlo con la vita, con l'atteggiamento di questi ultimi giorni per prepararsi bene al Natale. Angelus Domini, non siavi Maria. Et concepi di Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni officiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunciante, Christi Fili Tui, carnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Soc nunque plusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, la pandemia di coronavirus ha causato un particolare disagio ai lavoratori marittimi. Molti di loro, si calcola circa 400.000 in tutto il mondo, sono bloccati sulle navi oltre i termini dei loro contratti e non possono tornare a casa. Chiedo alla Vergine Maria, Stella Maris, di confortare queste persone e tutti quelli che vivono situazioni di difficoltà ed esorto i governi a fare il possibile perché possano ritornare i loro cari. Quest'anno gli organizzatori hanno avuto la felice idea di fare la mostra 100 presepi sotto il colonnato. Sono tanti presepi
che svolgono proprio una catechesi della fede al popolo di Dio. Vi invito a visitare i presepi sotto il colonnato per capire come la gente cerca con l'arte di far vedere come è nato Gesù. I presepi che sono sotto il colonnato sono una grande catechesi della nostra fede. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli fedeli. Il Natale ormai vicino sia per ciascuno occasione di rinnovamento interiore, di preghiera, di conversione, di passi avanti nella fede e di fraternità fra noi. Guardiamoci intorno, guardiamo soprattutto a quanti sono nell'indigenza, fratello che soffre, dovunque si trovi, fratello che soffre ci appartiene, è Gesù nella mangiatoia, quello che soffre è Gesù, pensiamo un po' questo, e il Natale sia un avvicinarsi a Gesù in questo fratello, questa sorella, è lì nel fratello bisognoso, il presepe al quale dobbiamo recarci con solidarietà, questo è il presepe vivente. Il presepe che incontreremo davvero il Redentore nelle persone che hanno bisogno. Camminiamo pertanto verso la notte santa e attendiamo il compiersi del mistero della salvezza. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.